Buongiorno, bentrovati. Primo appuntamento della settimana con Mattino 6, lunedì 3 ottobre 2016. Apriamo con la consueta lettura dei giornali. Partiamo dal centro, il quotidiano d'Abruzzo, l'edizione di Pescara. Poi andremo a vedere anche le prime pagine delle altre edizioni. Come sempre ogni lunedì, grande spazio nella seconda parte allo sport. Partiamo dall'edizione di Pescara del centro per andare a vedere quali sono i titoli principali trattati nel giornale oggi. Oggi in edicola eh, il titolo di apertura è questo: il vigile assenteista. Non si pente a pescara in servizio, ma lui nega, facevo il mio dovere. Perché licenziarmi? Questa è la domanda del eh, vigile e poi la fotonotizia, vedete si parla di calcio, 94 anni il decano dei tifosi eh, Biancazzurri, il bisnonno Carlo scommette, Oddo e Bravo, salverà il Pescara, Pescara battuto nell'ultimo turno in casa dal Chievo Verona per 2-0 e poi vediamo gli altri titoli che riguardano le cronache, in basso a Montesilvano furgone a fuoco, si indaga incendio doloso davanti ad un locale di via Cavallotti e poi nelle cronache Sanità, all'ospedale civile di Pescara, altri posti letto per i eh, malati di cancro e poi Bufera sul rimpasto perché queste sono ore delicate per la, la nuova Giunta eh, comunale di Pescara. Le liste civiche danno l'altolà al sindaco Alessandrini e poi folla commossa al funerale di Don eh, José, il parroco di eh, Picciano scomparso nelle ultime ore nel piccolo centro in provincia di Pescara. Allora questi titoli dell'edizione di Pescara del Centro, andiamo a vedere, lo faremo tra qualche istante come sempre l'edizione di Chieti Lanciano Vasto anche in questo caso per vedere quali sono gli argomenti trattati nell'edizione di Chieti del Centro, la vedremo tra qualche istante. Eccola qui Di Maio guida la protesta anti GPL, Ortona il leader 5 Stelle chiede il referendum sugli impianti e poi lo sport, come detto, grande spazio nella giornata di oggi, nell'edizione di oggi, di mattino 6, proprio... Allo sport partiamo eh, dal calcio, in questo caso eh, Serie D, Lavastese conquista la vetta 3-0 alla Recanatese. Biancorossi vittoriosi con una tripletta di Prisco, e dunque squadra aragonese in testa alla classifica. E poi il basket, la pallacanestro, la Serie A2 con la Proger Chieti che sfiora il colpaccio sul proprio parquet. Con la eh, Fortitudo Bologna, eh, tra l'altro del teatino eh, Mancinelli, Felsinei, che eh, si sono eh, alla fine imposti sui teatini. Ma la partita è stata molto combattuta. E poi la cronaca, schiavi d'Abruzzo: siamo nell'Alto Vastese, muore schiacciato nel frantoio, a perdere la vita un imprenditore 78enne. E poi. Ex Carichieti, un solo PM per 50 fascicoli. E poi a Lanciano, tre furti la notte scorsa, narcotizzati e derubati dentro casa. E poi al dio, al prete amato dai tifosi del Chieti, Don Vincenzo aveva 93 anni. E andiamo a vedere insieme ora l'edizione di Teramo, sempre del eh, quotidiano Il Centro. Poi chiuderemo con l'edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmola. Andremo a dare come sempre anche uno sguardo ai titoli principali dei Quotidiani nazionali che troverete oggi in edicola. Edizione di Teramo del Centro, La Cronaca voleva ucciderla a colpi di eh, roncola. Eh, L'uomo, 65enne, ora in carcere, ha aggredito la badante. Del cugino e poi lo sport, ancora basket di Serie 2, esordio da favola per il Roseto. Il Roseto che non ti aspetti, che vince sul campo della favorita Verona. Vedete nella foto l'entusiasmo dei tifosi rosetani al termine della partita giocata nella città veneta e poi provincia, voto a dicembre. Per ora un'ipotesi: le manovre per il rinnovo dei 12 consiglieri, restiamo sempre a Teramo e in provincia la storia tasse ingiuste e così abbiamo chiuso la ditta, poi Bisenti festa del vino vince il carro dei Flintstones, poi Giulianova era nella vigna, furgone frutto del furto dal benzinaio e chiudiamo con la prima pagina del centro edizione di l'Aquila, Avezzano e Sulmone, poi come detto Andremo a vedere i quotidiani nazionali, le prime pagine dei giornali oggi in Edicola. Palazzo Margherita, cantiere al Palo, l'assessore contro il genio, progetto del municipio, fermo da luglio. Siamo all'Aquila e a proposito eh, di eh, L'Aquila, eh, primo stop stagionale, siamo al calcio, ovviamente in Sardegna per la formazione di Mister Morgia l'Aquila battuta per 2-1 sul campo dell'Arzachena e eh, non è andata bene all'Aquila, è andata forse peggio all'Avezzano che perde il primato in casa eh, biancoverdi battuti per eh, 2-1 dal Muravera che eh, prima della giornata di ieri non aveva mai vinto e eh, neanche segnato un gol in stagione. E poi Avezzano malore ma allo stadio è grave, ha detto la manutenzione del campo. Eh, finisce in ospedale e poi eh, siamo ancora all'Aquila, inaugurato nel 2014 Piazza d'Arbi, niente gestore per l'impianto e poi Civitale Alfedena, orso scacciato con i petardi ed è protesta e poi mh, ad Avezzano via dei fiori, via le prostitute e i loro clienti davanti alle abitazioni. Abbiamo visto i titoli delle quattro edizioni del eh, centro, poi ovviamente nella seconda parte, tra poco... Torneremo a, a vedere anche le pagine interne dei quotidiani. Ora eh, siamo giunti al momento invece di vedere i titoli dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Daremo anche uno sguardo ai titoli dei tre eh, quotidiani sportivi. Considerando che oggi è lunedì, grande spazio allo sport. Allora partiamo intanto dal Corriere della Sera. Ungheria: uno stop ad Orban, affluenza al 43,9%, voto nullo sui migranti, più di 9 su 10 per la linea dura. Ieri c'è stato il voto, il referendum in Ungheria per dire stop all'arrivo e eh, alla ripartizione nel paese Maggiaro. Eh, di eh, nuove quote di immigrati e questo referendum voluto fortemente dal eh, Premier Orban e non è stato raggiunto il quorum del 50% più 1 degli aventi diritto. Ma eh, chi è andato al voto, eh, il 44% eh, degli ungheresi, ha detto eh, no all'arrivo di nuovi immigrati. E poi in alto eh, vedete il no al referendum avanti e al 52% al sud la maggioranza dei contrari. In questo caso parliamo del eh, referendum. Sulla riforma costituzionale del nostro paese. Proseguiamo dal Corriere della Sera, siamo a Repubblica. Sui migranti, stop ad Orban: affluenza al 43%, niente quorum in Ungheria per il referendum. Sulle quote dei eh, profughi, il 98% dei voti, però contro Bruxelles, Gran Bretagna. A marzo inizia il divorzio dall'Unione Europea. Europea e poi c'è un titolo che riguarda la capitale Caos a Roma. La capitale rischia il default per quel buco da un miliardo. Proseguiamo il fatto quotidiano Renzi, i 5 Stelle con Mafia Capitale, ma si tiene stretti i soldi di Buzzi. Questo è il titolo che eh, riguarda il titolo principale del fatto eh, quotidiano. E poi vedete a centro pagina la storia di copertina, i padroni dell'agricoltura. Il colosso che nasce dall'acquisizione di Monsanto da parte di Bayer vale un terzo delle sementi mondiali, il cibo del mondo. Ora è cosa loro, scrive il fatto quotidiano. Andiamo avanti, il messaggero di Roma, l'Ungheria boccia il no ai migranti, anche in questo caso c'è il titolo sul referendum che si è tenuto ieri. In Ungheria ha mancato il quorum sulle quote, ma i contrari all'Unione Europea sono il 95% dei votanti. Orban insiste con la linea dura Bruxelles contro Bruxelles che adesso accelera però con i riconoscimenti. E poi Mafia Capitale Renzi Accusa Raggi, vertici del Movimento 5 Stelle a Roma. Si mette male. E poi il calcio perché la Roma guadagna tre punti e riconquista il terzo posto. Gara di cartello ieri sera allo Stadio Olimpico con la vittoria dei Giallorossi per 2 1 con l'Inter. Vedete l'abbraccio di eh, Spalletti al difensore Manolas. E siamo al mattino di Napoli. Profughi. L'Ungheria sceglie eh, l'Unione ehm, Europea. Referendum contro la, riparti la ripartizione dei migranti. Non raggiunto il quorum. E poi in alto si parla di sport, in questo caso in chiave Napoli, visto che è il mattino quotidiano eh, del eh, capoluogo eh, campano. Fantasma Napoli, Sarri, Juve più forte, brutto K.O. a Bergamo per gli azzurri, stanchi e svogliati, l'Atalanta si impone per 1-0. E poi torniamo a parlare di Europa, le trattative perché Londra anticipa il divorzio, Bruxelles addio nel 2017, nei primi mesi. Del nuovo anno, dunque verrà attuata la Brexit, dunque l'uscita eh, della Gran Bretagna. E siamo alla stampa di Torino: migranti. Orban non sconfigge l'Unione Europea, fallisce il referendum ungherese. Il Premier, avanti lo stesso, faremo una legge. E poi sul quotidiano di Torino non potevano. Mancare i richiami sulle due squadre torinesi, gol e prodezze, la giornata felice di Juventus e Torino. I bianconeri hanno battuto agevolmente in trasferta Lempoli, il Torino si è imposto invece sulla Fiorentina. Vedete nella foto l'abbraccio tra i giocatori bianconeri da una parte e quelli granata dall'altra. E siamo al quotidiano Il Giornale, ehm, Equitalia, area di condono, si parla di cartelle esattoriali, piano elettorale di Renzi, via sanzioni e interessi per chi eh, rateizza. E poi vedete eh, si parla di politica, delle 61 riforme, questo è il eh, centro-destra. Proseguiamo, libero impoveriti dall'euro 3 su 4 il sondaggio di Libero sulla moneta unica, il 73% degli italiani dice che l'addio alla lira ha peggiorato la situazione, 1 su 2 vuole votare contro l'Unione Europea. E siamo al tempo altro quotidiano romano uh, Firme finte mafia capitale, imbarazzo a 5 Stelle, si parla dell'amministrazione um, dell della capitale, vediamo um, approfondiamo questo titolo. Le Iene scoprono irregolarità sul voto del 2012 di Maio. Era stato avvertito questo è il punto uh, di domanda. Uh, Renzi accusa la raggi, i grillini gestiscono i rifiuti con gli amici dei mafiosi e poi eh, lo sport. Uh, Manolasse e eh, Geco, la Roma c'è, 2-1 all'Olimpico dei Giallorossi sull'Inter, eh, Spalletti e compagni, in questo caso la Roma eh, terza in classifica. E poi vedete questo titolo di spalla, il pontefice domani nelle zone terremotate, eh, Papa Bergoglio, sarà ad Amatrice, Dio, Papa e famiglia. Questo il corsivo sul tempo firmato da Marcello Veneziani. Siamo al foglio, eh, si parla di politica, la carta un futuro proprio sicuri che i giornali eh, più che di politica si parla di quotidiani in questo caso, proprio sicuri che i giornali non abbiano speranza di salvarsi, nuovi modelli di business esistono e funzionano, la Steve Job della carta stampata eh, ci racconta quali sono un gran viaggio eh, nell'impero eh, di eh, Monocle e eh, si parla proprio del futuro dei giornali cartacei, proprio nell'era eh, di internet e secondo il foglio i giornali eh, cartacei, i giornali tradizionali, eh, sembrano avere un futuro. In questo articolo viene spiegato come. E siamo al Gazzettino di Venezia per parlare... Di politica eh, interna ed estera, si parte dall'Ungheria, fallito il voto anti-immigranti, il 95% respinge le quote di ingressi eh, dall'Unione Europea, ma l'affluenza si ferma al 43%, manca il quorum. E poi, propaganda Proisis, espulsa eh, famiglia di 5 eh, macedoni dal nostro eh, paese, e poi vedete eh, c'è anche... Questo, articolo, questo richiamo sull'articolo all'interno del giornale il, giornale il Papa no alle dottrine ideologiche. Andiamo avanti dal gazzettino di Venezia alla gazzetta del Mezzogiorno, ci spostiamo proprio nel Mezzogiorno d'Italia, politica, Renzi, le due sfide capitali, la svolta della Raggi a Roma, affidare i rifiuti a quelli della mafia, dice il Premier. Poi in Ungheria il voto sulle quote dei migranti. Non supera il eh, quorum e poi c'è anche un richiamo di sport, prove di fuga della Juventus, Napoli cede, la Roma sale. Proseguiamo il secolo XIX, il quotidiano di Genova, l'Ungheria non batte l'Unione Europea sui migranti, fallito il referendum anti-accoglienza. E poi eh, l'intervista, eh, le dichiarazioni del eh, Papa, Papa Bergoglio eh, in occasione del volo di ritorno dal viaggio... Eh, in Azerbaigian del Pontefice così da Papa accolgo gay e transessuali. Nuovo no alla teoria gender e contro le cose naturali. Ha detto il pontefice. Poi sul giornale di Genova ovviamente c'è il doppio richiamo per le due eh, formazioni calcistiche eh, cittadine. Eh, il Genoa vola con Simeone 1-0 dei rosso -Blu al Dallara di Bologna e mentre la Samp ritrova eh, Fernandez 1-1 con il Palermo eh, blu cerchiati in rete proprio all'ultimo secondo, al 95 ⁇ il gol che ha evitato alla Sandoria la sesta sconfitta consecutiva. Questo era l'ultimo quotidiano nazionale che abbiamo preso eh, in esame, che abbiamo ovviamente seguito con i titoli. Degli argomenti principali, ma come detto è lunedì andiamo a vedere dunque anche i titoli dei tre quotidiani sportivi. Partiamo dalla gazzetta dello sport. Juve. Ciao ciao, questo è il titolo principale di Bale Guain sbancano Empoli, Bianco Neri in fuga a più 4 sul Napoli. L'Atalanta di Gasperini sorprende il Napoli, primo KO. Di Sarri e poi in alto, avanti. Milan batticuore con il Sassuolo. Rimonta da 1 a 3 a 4 a 3. Milan che perdeva nel secondo tempo per 3 a 1. Formazione rosso nera, capace di eh, segnare eh, gol in rapida successione e battere il Sassuolo del Pescarese Eusebio Di Francesco. E poi indietro Inter. La Roma non perdona troppi errori. Nerazzurri e poi vedete. Foto, la foto a centro pagina, la festa dei bianconeri della Juventus, dopo la vittoria con l'Empoli. Siamo al Corriere dello Sport. Sarri incredibile resa: la Juve ha già vinto. Allegri liquida l'Empoli con il lampo di Dibala e la doppietta di Higuain. Azzurri capo a Bergamo. Il tecnico napoletano dice: fanno un campionato a parte. Poi c'è l'esonero: il eh, eh, primo esonero della stagione a Udine via Iachini per l'Udinese in arrivo Gigi Delneri e poi in alto la Roma affonda l'Inter Milan rimonta da favola e siamo a tutto sport ovviamente in chiave Juve-Toro Juve ma cosa volete di più? Eh, bianconeri di nuovo vittoriosi e Torino questa è la vera libidine Granata che hanno battuto la Fiorentina e hanno eh, Fiorentina ha fatto un bel passo avanti in classifica. Questi titoli dei principali eh, quotidiani eh, sportivi oggi in edicola. Noi possiamo tornare ai nostri eh, quotidiani, i quotidiani eh, che riguardano eh, la cronaca regionale, torniamo al centro. Per andare a vedere la prima pagina della cronaca d'Abruzzo si parla della visita nella nostra regione, a Chieti in particolare, dell'esponente nazionale del Movimento 5 Stelle di Maio che guida la protesta contro il GPL, giornata abruzzese vedete, del vicepresidente della Camera. Prima l'incontro a Chieti sul credito e poi la passeggiata a Corteo d'Ortona, un referendum, dice Di Maio, sugli impianti al porto. E poi la polemica su, su Facebook, il marito dell'aiuto si sfoga sugli stipendi dei collaboratori, si torna a parlare. Dei rimborsi che percepiscono i collaboratori degli esponenti politici. E poi in basso i ricorsi al TAR Lazio e gli effetti in Abruzzo. I giudici bocciano le regioni Notriv. Torna l'incubo del petrolio. Questo è il titolo che ritroviamo a fondo pagina. Siamo già arrivati però alle pagine della cronaca di Pescara, allora possiamo tornare al Messaggero per andare, anzi passare al Messaggero, per andare a vedere i titoli che riguardano l'Abruzzo in questo caso l'inserto del lunedì per vedere anche in questo caso quali sono gli argomenti trattati nell'edizione odierna la cronaca in primo piano l'apertura ci porta a Teramo tenta di uccidere la badante Teramo romena aggredita con una roncola dal cugino del disabile di cui si prendeva cura lei leggermente ferita l'uomo agli arresti domiciliari vecchi rancori familiari dietro il gesto e poi la cronaca in questo caso un'altra morte eh, nella nostra regione, eh, morte sul lavoro, schiacciato dalla pressa nel frantoio a perdere la vita, è stato un, un uomo a schiavi d'Abruzzo nell'Alto Bastese. E poi eh, si parla di politica, c'è questo articolo sul messaggero del Presidente del Consiglio eh, regionale Giuseppe Di Pangrazio che dice subito al lavoro per la grande eh, Pescara e L'Aquila, capoluogo. Vediamo altri titoli eh, che ritroviamo eh, sul, sulla prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Pescara, in uscita dalla giunta anche sul Pizio, è il terzo nome con Teodoro e Santa Venere, l'ultimo nodo, l'assessora ai servizi sociali. Quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per conoscere i nomi dei nuovi assessori e, e la nuova ripartizione delle deleghe dopo la revoca che era stata eh, decisa e portata a termine la scorsa settimana dal sindaco di Pescara Marco Alessandrini, non senza qualche polemica. E poi la paura, due pescaresi salvati dal soccorso alpino, dispersi nella nebbia sul Gran Sasso, sono stati ritrovati. Eh, dai vigili del fuoco grazie all'ausilio di un elicottero. allora Siamo ancora sul messaggero, possiamo iniziare a vedere a questo punto le pagine della cronaca eh, provinciale. Eh, siamo a Pescara, giunta sul pizzo verso l'uscita, D'Alfonso, tratta con Teodoro, in caro il borsino dell'assessore ai tributi, riconferma più probabile per Diodati, Gianni, in questo caso Gianni Teodoro, difende la figlia dall'esonero, il PD valuta le conseguenze politiche e poi escursionisti pescaresi dispersi nella, le, nella nebbia, paura sul gran sasso, poi cronaca Montesilvano a fuoco il furgone di un imprenditore. Pagina dell'Aquila, dalla guerra ai libri grazie all'Università, Ateneo leader nel panorama nazionale per l'accoglienza di studenti provenienti dalle zone più calde del mondo. E poi sisma e inchieste, sal con documenti falsificati, due persone a processo. E poi la ricorrenza, 80 anni fa, la tragedia di Contigliano, oggi l'omaggio alle vittime dell'incidente il 3 ottobre del 36, lo scontro ferroviario che costò la morte di molti giocatori dell'Aquila Calcio. E poi Camorra, patto nel carcere Aquilano, la nuova spartizione del territorio napoletano sarebbe avvenuta dopo un summit alle Costarelle. E poi il caso, ambulanza. Bloccata dai eh, dissuasori. Lasciamo la pagina dell'Aquila del Messaggero, siamo a quella di Avezzano sul Mona, la Asle in panne senza direttore amministrativo e 140 unità fuori ruolo. Siamo ad Avezzano, sono dipendenti in attesa di essere assunti a tempo indeterminato, la polemica con la CGL, la spaccatura del sindacato confederale. Sul Mona mancano le mattonelle, fermo il cantiere di Santa Caterina e poi treni in ritardo, ore per identificare e bloccare. I portoghesi e poi ancora Avezzano, sisma, assunti subito cinque psicologi, poi di nuovo in Valle Peligna, a Sulmona in particolare, monumento dedicato a Papa Ratzinger. Polemiche e assenze all'inaugurazione. Infine allo sport, serie B, parliamo di rugby, esordio vincente per Avezzano e Paganica. Siamo alla pagina di Chieti e della provincia di Chieti. More schiacciato dalla pressa mentre al lavoro nel frantoio. Il fatto ieri mattina a schiavi d'Abruzzo e poi Lanciano, promozioni facili in comune di Corinto, prosciolto e poi pugno di ferro, non raccoglie i bisogni del cane, multato per 300 euro allo scalo. E poi a Lanciano, vedete questo articolo di spalla, mastro giurato dalla Germania, 20 studenti si gemellano proprio con la eh, città frentana, Ortona, Salesiani, una parte dell'istituto ceduta in affitto alla Pegaso. Infine, si parla del Teatro Maruccino di Chieti, si va avanti con la lirica, la lettera di D'Alfonso rassicura i vertici del teatro. Ma ora servono contributi. E siamo alla pagina di Teramo, la cronaca tenta di uccidere con una roncola la badante del cugino arrestato. Poi Giulianova fanno saltare in piazza il cassonetto. Dei rifiuti, eh, tornando a Teramo, centro storico Via Capuani, domani mancherà l'acqua. Giulianova di Teodoro dice debito approvato per le categorie svantaggiate. In basso andiamo ad Alba Adriatica, Fratino e Giglio di Mare e corsa per il salvataggio. Infine Pineto, nuovo centro per anziani, sarà possibile l'autogestione. Siamo arrivati allo sport, allora possiamo passare al centro. Prima di eh, fermarci, Pescara il maresciallo assenteista, viene intervistato dai colleghi del centro, sempre in servizio. Altro che furbetto. Queste le dichiarazioni di Pasquale Solari. Proseguiamo, aumentano i posti letti all'ospedale di Pescara per i malati di eh, Cancro. Mentre la crisi in comune le liste civiche danno l'altola al sindaco Bufera sul rimpasto della Giunta. I liberali lanciano un avvertimento, pronti a lasciare la maggioranza se esce sul pizio. Vedete nella foto assessori che potrebbero uscire e eh, rimanere, in questo caso vedete. Gli assessori tre donne, Veronica Teodoro, Laura Di Pietro e Sandra Santavenere. La Riviera pedonale tra gli obiettivi della nuova giunta. E poi eh, in basso, riaperto il campo sportivo, rimasto nel degrado per anni in via Conte Genuino. Poi c'è una precisazione di pettinari del eh, Movimento 5 Stelle: nessuna pace con D'Alfonso, che mi ha citato in giudizio, dice il consigliere regionale Pentastellato. E poi piazza Salotto trasformata per una notte in discoteca. Proseguiamo. Siamo a Montesilvano, furgone a fuoco davanti ad un locale, incendio doloso e poi a Picciano, palloncini lanciati in cielo per l'addio a Don José. Siamo a Chieti, la max inchiesta Renata Carichieti un solo PM per 50 fascicoli e poi in basso la cronaca. Ritroviamo eh, questa eh, notizia eh, luttuosa che arriva da Schiavi d'Abruzzo muore a 78 anni schiacciato dalla pressa. Siamo all'Aquila, Palazzo Margherita, il cantiere non parte e il comune attacca. E poi soccorritori a piedi, la strada è chiusa, ambulanza bloccata. Siamo ancora all'Aquila, in basso Civitella Alfedena, orso scacciato, il paese lo difende e poi a Sulmona padre Georg per l'inaugurazione della statua. Eh, dedicata al Papa emerito eh, Joffre Sef Ratzinger e poi Teramo, tentato omicidio, aggredisce la badante con una roncola, finisce ai domiciliari, provincia possibili, le nuove elezioni a dicembre, in, pa, in basso noi imprenditrici perseguite dal fisco, storia di burocrazia lumaca e ottusa eh, denunciate eh, da... Eh, di burocrazia l'Umaca e Dottusa denunciate dall'associazione Robin Hood c'è chi ha dovuto chiudere la ditta siamo arrivati anche in questo caso alle pagine dello sport ma eh, ovviamente prima di dedicarci proprio alle pagine dello sport con una seconda parte che eh, vedrà ovviamente grande spazio soprattutto al campionato di serie D perché andremo a vedere i servizi delle partite che si sono eh, disputate ieri. Oggi andiamo eh, questa mattina, come sempre andiamo a vedere anche il santo che viene eh, ricordato eh, nella giornata di oggi. Si tratta di San Gerardo di eh, Brogne che nacque intorno al 898 a Staposul vicino a Lome, nella regione di Namur, figlio di Sancio, proprietario di territori tra la Sambre e la Mosa. E da parte di madre era forse nipote del vescovo Stefano Di Liegi, il suo biografo dice che a della sua giovinezza fece mostra di rare qualità morali e fisiche e che si dedicò ad una brillante carriera come cavaliere al servizio del conte di Namur. Un giorno che stava rientrando da una battuta di caccia, Gerardo, passando da una delle sue proprietà, entrò nella chiesa di Brogne volendo assistere alla messa, chiese un sacerdote e mentre lo aspettava si raccolse e si addormentò in sogno vide San Pietro passeggiare attorno ad una piccola chiesa ed invitarlo a costruire un oratorio a farvi arrivare le reliquie di Eugenio, martire di Toledo. Gerardo domandò come fare e San Pietro gli rispose che non esiste niente di impossibile per Dio e che bisognava distruggere la chiesa esistente per rimpiazzarla con un edificio più grande di cui dava le dimensioni. Al suo risveglio, Gerardo decise di obbedire all'apostolo e iniziò così la vita da martire e santo di San Gerardo di Brogne, abate della Chiesa Cattolica che viene ricordato nella giornata di oggi, ovvero nella giornata del 3 ottobre. Siamo alla pagina del meteo con Luca Mennella, possiamo andare a vedere quali sono le previsioni per le prossime ore, poi ci fermeremo per qualche istante di pubblicità, torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6. Di nuovo in studio, seconda parte di mattino 6, interamente dedicata allo sport. Partiamo dal centro le pagine dello sport del quotidiano d'Abruzzo si apre ehm, la pagina sportiva con il Pescara. Pescara ingenuo, serve una svolta, un gol nelle ultime quattro gare, tanti errori. In settimana, intanto, si discuterà il caso Sassuolo. C'è stato il ricorso della società emiliana per la restituzione dei tre punti dopo lo 0-3 a tavolino deciso dal giudice sportivo. Andiamo avanti. Eh, la, pagina, la doppia pagina dedicata alle gare di ieri: la Juve balla il tango ad Empoli. Il Milan risorge, vittoria del eh, Torino. E poi, nella partita più attesa, il big match della giornata. Nella sagra del gol sbagliato, la Roma si mangia l'Inter. Ma vediamo il quadro completo dei risultati della giornata di ieri nel massimo campionato. Ricordando che domenica prossima ci sarà la sosta del torneo Pescara, che tornerà in campo sabato 15 ottobre alle 18, ancora allo stadio Adriatico contro la Sandoria. Vediamo dunque il quadro completo dei risultati della settima giornata di andata. Atalanta Napoli 1-0, Bologna Genoa 0-1, Cagliari batte Crotone 2-1, ad Empoli Juventus Empoli 3-0, Pescara Chievo 0-2, giocata sabato Sandoria Palermo 1-1, Udinese-1. Lazio 0-3 Milan Sassuolo 4-3 Torino Fiorentina 2-1 Roma che batte l'Inter 2-1 il risultato finale e non 1-0 come è in grafica. Vediamo anche la classifica aggiornata del massimo campionato con la Juventus al comando con 18 punti, Napoli 14, Roma, Lazio, Chievo, Verona e Milan 13, Genoa, Torino Inter 11, Cagliari, Bologna 10, Atalanta, Sassuolo 9, Fiorentina 8, Sandoria, Udinese 7, Pescara, Palermo 6, Empoli 4, Crotone 1. Vi ricordo, l'abbiamo visto anche dalle pagine dei quotidiani sportivi, che è stato esonerato l'allenatore dell'Udinese. Iachini al suo posto dovrebbe arrivare Gigi Del Neri. Vediamo le altre pagine. Della, um, eh, riguardanti la Serie A, ancora il Pescara in particolare brucia il KO contro il Chievo, Pescara si lecca le ferite, ingenuo e sterile in avanti, due gol regalati e una preoccupante astinenza in attacco, un gol nelle ultime quattro gare, c'è la sosta come vi dicevo per le nazionali, sabato 15 con la Sandoria, tornano eh, Baybeck. E Pepe, poi Vittoria a tavolino, si discuterà nelle prossime ore il ricorso, probabilmente entro la giornata di eh, venerdì. E poi, vedete altri numeri, in Serie A un inizio peggiore solo nel 1979, per Oddo tre punti sul campo in sette giornate, 37 anni fa Angelillo ne fece uno in meno. Proseguiamo eh, la storia: l'abbonato più anziano, Carlo, tifoso a 94 anni, dalla Rampigna ad oddo, fiducioso per eh, i biancazzurri che dice si eh, salveranno. Proseguiamo, eh, siamo alla pagina della Lega Pro, dopo aver visto i numeri con eh, i risultati della classifica di Serie A, dopo il pari di Bolzano con il Sud Tirol. La vittoria esterna resta però un tabù per i biancorossi. Manca dallo scorso gennaio. Ma con Nofri la squadra è più solida. E già contro il Padova potrebbe rientrare Carraro. Dunque per il Teramo comunque prosegue eh, la striscia positiva. Con Nofri che ha dato sicuramente un passo diverso alla formazione biancorossa. Andiamo ancora avanti, siamo alla serie D, Girone e G, giornata disastrosa se così possiamo dire per le eh, due abruzzesi, Sardegna amara per l'Aquila che cade in casa dell'Arzachena per 2 a 1 e poi come detto Avezzano sconfitto in casa per ehm, 2 a 1 eh, dal eh, Mura Vera. Allora possiamo eh, iniziare a vedere il primo servizio proprio andando a vedere quello che è accaduto ieri pomeriggio allo stadio dei Marsi di Avezzano, Avezzano che si presentava con i Galloni della Prima della Classe, Avezzano in giornata negativa, c'è stata questa sconfitta in attesa con i Sardi del Muravera per 2-1. Vediamo un Avezzano spento e anche spuntato perde la prima gara della stagione al De Marsi contro il Muravera. Al termine di 90 minuti, che hanno visto i biancoverdi concludere poco verso la porta di Arrus, chi si aspettava una passeggiata contro i Sardi, penultimi in classifica, e senza un gol all'attivo prima di questa partita è rimasto deluso anche perché la formazione isolana ha interpretato bene la sfida in terra marsicana, trovando il gol vittoria al novantesimo con Kessa. Per l'Avezzano, un KO che non cambia nulla dopo 5 Giornate di campionato, ma che si spera possa servire di lezione a una settimana dalla trasferta di Nuoro. Si comincia al settimo con uno spavento per i ragazzi di Pino Tortora e con il tiro di Bruno che scheggia la parte superiore della traversa. L'Avezzano, nei primi minuti, subisce un po' a sorpresa la verve dei Sardi che si propongono spesso nella metà campo marsicana. Al decimo c'è una punizione di Sassarini ed un tocco di Tabacco che manda il pallone al lato, ma la squadra di Piras è ancora insidiosa e al quindicesimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo è satta di testa a colpire in pieno il palo con Lewandowski battuto dopo lo scampato pericolo i biancoverdi in qualche modo cercano di scuotersi anche se al ventiquattresimo è chessa dopo un rimpallo su punizione battuta da un compagno ritrovarsi davanti a Lewandowski non riuscendo però a colpire la sfera come vorrebbe pensando forse erroneamente di essere in fuorigioco al ventisettesimo la prima vera occasione Lavezzano trova il vantaggio grazie a Bittai che dopo un pallone recuperato sulla tre quarti da Persia viene lanciato in area dove non ha Sbaglia per l'1-0. La risposta a ospite perentoria e fulminea visto che sul capovolgimento di fronte Pinna ristabilisce subito la parità. Si arriva così alla parte finale del primo tempo quando si vedono al 43 ancora gli ospiti con Nurchi che, dopo una bella giocata in velocità, chiama Lewandowski al salvataggio in calcio d'angolo. Nella ripresa si riparte dall'1-1 con Deramo in campo fra i biancoverdi al posto di Persia. Il gioco è però concentrato soprattutto nella zona di centrocampo con i due porti ieri quasi inoperosi il primo acuto della ripresa arriva al decimo quando su calcio d'angolo il portiere Arrus del Muravera esce a vuoto e l'Opinto colpisce di testa mandando il pallone di pochissimo a lato. All'undicesimo si rivede il Muravera con un tiro di Nurchi controllato da Lewandowski, Tortora getta nella mischia anche Padovani richiamando in panchina Quino. Al diciottesimo si vede anche il neoentrato d'Eramo concludere dalla distanza con il pallone però fuori misura. Avezzano Muravera non regala grandi emozioni, la gara appare bloccata con i bianco-verdi in giornata non particolarmente brillante a far muovere l'ago della bilancia dall'una o dall'altra parte. Ci vorrebbe una giocata della domenica che però non arriva. Ci prova Nurchi al 31 con una conclusione a giro che termina però all'alto. Ma il veleno è in coda con il gol di Kess al 45 per la vittoria dei Sardi. Bocche cucite in casa bianco-verde con il tecnico Pino Torto ed il presidente Paris che hanno preferito non rilasciare dichiarazioni. Questo dunque per quanto riguarda la gara del De Marsi tra Avezzano e eh, Muravera. A proposito di Girone G, andiamo a vedere tutti i risultati e la nuova classifica. Dunque entrambe sconfitte le eh, abruzzesi, l'Aquila sul campo dell'Arzachena, l'Avezzano in casa, come detto e come abbiamo visto con il Muravera. Vediamo i risultati, quinta giornata di andata, Albalonga, Nurese 0-1, Arzachena, l'Aquila 2-1, Avezzano, Muravera 1-2, Castello... Restina 2-1, Flaminia San Teodoro 5-1, Lanusei Rieti 2-1, Ostiamare Foligno 1-1, Torres Torres-Monte-Rosi 1-3, eh, Alto Tevere eh, vittoria per eh, 2-0 a 0 con il eh, Sassari, con il Latte Dolce Sassari. Vediamo anche la classifica con l'Avezzano che perde la testa proprio in virtù della sconfitta di ieri. Arzachena 13, Ostiamare 11, Flaminia Avezzano 10, Nuorese 9, Rieti al Balonga 8. Monterosi, San Teodoro 7, Alto Tevere, San Sepolcro, L'Aquila e Castello 6, Latte dolce Sassari, Muravera, Trestina 4 punti, Torres, Lanusei 3, chiude il Foligno con 2 punti, chiudiamo il capitolo relativo al girone G. Della serie D, apriamo invece quello del girone F, anche in questo caso giornata tutt'altro che felice per le Abruzzesi. Vince solo la Vastese, vediamo il quadro completo dei risultati della giornata di ieri: Alfonsine batte Romagna Centro 3-0, Castelfidardo Campobasso 1-0, a 0, Acchieti, Fermana Chieti 5-1, Civitanovese, Matelica 1-1, Jesina Pineto 2-0, San Nicolò, Vispesaro 0-0, San Maurese, Agnonese 0-2, San Marino, Monticelli 1-1, Vastese, Recanatese. 3-0, vediamo anche la classifica che, come detto, vede in testa la Vastese in compagnia dei Molisani, dell'Agnonese e del Matelica. Entra, eh, tutte e tre le squadre sono a 11 punti, Fermana 10, Alfonsine Civitanovese 8, San Maurese 7, San Nicolò, Jesina, Castelfidardo, Vispesaro 6, San Marino, Campobasso, Recanatese, Romagna Centro 5, Monticelli, Pineto 4, chiude il Chieti a 0 punti e noi ci trasferiamo proprio all'Angelini di Chieti per vedere il servizio di Valeriano De Angelis sull'ennesima sconfitta, questa volta pesante anche nel punteggio dei Neroverdi Dopo la Civitanovese, un'altra marchigiana pretendente al salto di categoria scalpita l'Angelini, la fermana di Flavio Destro, consapevole del proprio valore ed in cerca di riscatto dopo le recenti battute di arresto in campionato e in Coppa Italia. Di fronte l'inesperto volenteroso Chieti di Alberto Mariani, che al secondo minuto capitola a seguito di una improvvisa e repentina incursione degli ospiti, auspice l'autorete dell'incolpevole difensore Zeetti. Neroverdi storditi, Canarini determinati nell'offendere grazie agli ampi spazi a loro disposizione, come al quindicesimo, quando Molinari si ritrova la possibilità di arrotondare il vantaggio. Chieti volenteroso, ma senza estro, con poche idee, non riesce a lanciare gli esterni. A fatica cerca di penetrare la difesa marchigiana, non sempre puntuale, ma brava ad allontanare la palla dalla propria area. Il gioco della fermana è più aggressivo e sufficientemente organizzato per guadagnare zone nevralgiche dalle quali partono anche calci di punizione. Trentottesimo, traiettoria pericolosa, ma nessuno ne approfitta. Il gioco del Chieti è prevedibile e scarso senso di incisività offensiva e certamente tutto ciò svilirebbe anche l'indomita tifoseria organizzata della curva Ezio Volpi, assente giustificata. Secondo tempo e prima sostituzione dei locali, fuori Volpe, dentro Tuccia. Parte veemente la squadra nero verde e sorprende la compagine di destro in modo fulmineo con genovesi che scaraventa a rete. Esulta il gruppo Teatino, si abbraccia e si rinvigorisce. Primi correttivi in casa Marchigiana, fuori Molinari, dentro il neo arrivato Marolda. Ora i teatini allargano il gioco con maggiore velocità rispetto agli avversari. La manovra è più convincente quando ci si esprime palla a terra. Peccano di concentrazione i canarini e destro corre ai ripari. Maggiore razionalità centrocampo. Fuori Turbinati, al suo posto Omicioli. E nel momento di maggior favore per la squadra di Mariani, la Fermana ritrova il vantaggio con una bella individualità di Petrucci, che in perfetto equilibrio perfeziona la rete. I teneri Teatini soccombono ancora, difesa impreparata che non presiglia gli spazi e Marolda sigla la terza rete. La forza psicologica cala, tant'è che un fallo di frustrazione comporta per doppia munizione l'espulsione del nero-verde Zeetti. Padroni di casa in ginocchio e infilati severamente questa volta, in contropiede ancora con Marolda, di piatto. Non c'è storia adesso e gli spunti di cronaca sono a senso unico. Al 34esimo possibilità di arrotondare il punteggio, ma Omicioli non realizza la massima punizione, concessa dall'intransigente signor Centi tifoseria fermana sempre più in festa, quando arriva la quinta rete degli ospiti, che rilanciano le loro ambizioni. A Chieti anche le promesse istituzionali latitano. Una volta bastava una stretta di mano, oggi neanche stringere i denti aiuta a lenire l'afflizione per la precarietà dei riferimenti sociali e di costume, che si evidenziano nella città teatina, come quella della tradizionale domenica calcistica, quando chi si esponeva in prima persona era animato da puro sentimento e sincera passione, onorando impegni e cullando anche dei sogni. Vediamo proprio l'articolo del Centro sulla sconfitta delle Chieti. Chieti nel baratro, la fermana nefa 5, Giacomini assediato, il presidente lascia lo stadio Angelini ed è una porta secondaria e poi in basso... Le interviste del 91esimo servono due acquisti per il rilancio, dice il tecnico Mariani. Andiamo avanti, siamo alla eh, Vastese Prisco tre volte in gol e la Vastese in vetta. Il bomber trascina i Biancorossi con la Recenatese. Ora c'è il Matelica in basso. Le interviste del 91esimo. Il tecnico Colavitto fa il pompiere e dice il campionato è lungo. E poi andiamo avanti, sempre il girone F. San Nicolò traversa il rigore sprecato. Bianca Azzurri sfortunati contro la Vis Pesaro Albonolis. La gara termina 0 a 0. E per il Pineto arriva il terzo stop di fila a Jessi. Squadra di Ammarza Orso sconfitta per 2-0. Siamo al campionato di eccellenza. Andiamo a vedere velocissimamente solo i risultati della giornata. Di eh, ieri Alba Adriatica Francavilla 2 a 5, giocata sabato, Miternina a e Sapone, 2 a 3, Capistrello Paterno 2 a 1, Cupello Sambuceto 2 a 2, Miglianico Martinsicuro 0 a 2, Montorio Morodoro 2 a 1, Penne Nero Stellati 0 a 2, Angolana Riverchieti 2 a 1, Virtus Teramo San Salvo 2 a 3, in testa alla classifica Martinsicuro con 15 punti, Francavilla che insegue a 14, poi San Salvo e Capistrello 12 andiamo ancora avanti, eh, dopo aver visto eh, l'eccellenza, la promozione, eh, uno sguardo. Con la vittoria del Real Giulianova senza affanni giallorossi che passano per 2-0 a Mutignano, le reti realizzate al primo minuto da Lenart e al quattordicesimo della ripresa da Tozzi Borsoi su eh, rigore, dunque eh, soddisfatto il tecnico eh, Angelone che dice: 'Mai subito un vero tiro in porta' nell'altro girone. Il, lo spoltore al secondo posto, un punto può bastare eh, 2 a 2 eh, per la formazione pescarese di Donato Ronci. Nel match con la Casolana 2 a 1 il finale da segnalare eh, il 7 a 0 della Chieti Torrealex Alex, sul, sul, vittoria con punteggio tennistico sul Palombaro. Proseguiamo, siamo arrivati alla pagina che riguarda il rugby. L'Aquila Esordio Super, travolta la capitolina per 36 a 12 per il Gran Sasso. Amara la prima uscita, primavera troppo forte. Il Primavera Roma si impone per 26 a 10. Siamo al basket di Serie a 2 in agrodolce con la Proger che si addormenta. E ehm, con la Fortitudo che la punisce, 75-71 il finale del pala Tricalle di fronte ad oltre 2.000 spettatori, 75-71 per i bolognesi, e poi c'è eh, la eh, grande impresa del Roseto che sbanca Verona per 87 a 75 Smith, incontenibile il eh, giocatore del Roseto a segno con 30 punti. In Serie B, Giulianova vince il derby con Pescara 69 a 57, Campli passeggia contro l'Isernia 82 a 45. Falsa partenza per l'Ortona, battuto a Porto Sant'Elpidio per 71 a 65. Mentre la meta Teramo perde tra gli applausi per 78 a 73 con il Palestrina, possiamo tornare al messaggero per vedere le pagine dello sport, Pescara adesso nervi saldi dopo la sconfitta con il Chievo Fornasier dice nella ripresa caliamo troppo spesso e poi il Teramo, la cura Nofri funziona, pareggio a Bolzano con il Sud Tirol e poi la Serie D, abbiamo visto l'Avezzano, il pareggio per quanto riguarda la, formazione, eh, scusate, la sconfitta dell'Avezzano per eh, 2-1 in casa col Muravera tifosi infuriati a Chieti, vedete dopo l'1-5 con, eh, con la Fermana e il Pineto si suicida a Iesi eh, Parente regala il gol 2-0 per la formazione marchigiana andiamo a vedere il servizio un pineto dilaniato dagli infortuni affronta la seconda trasferta consecutiva in quel di Iesi contro una squadra bisognosa di punti come la Iesina dell'ex tecnico del Martinsicuro Vagnoni capace di mettere in cascina soli tre punti in quattro gare scatenando la contestazione dei tifosi che espongono uno striscione eloquente ammazza l'orso che deve rinunciare a Marfialo goluso De Fanes, Antonio Di Sante con Colleluori in campo ma a mezzo servizio è costretto a rivedere il suo 4-4-2 con parente tra i pali preferito a Mazzocchetti, Reduce Dall'influenza, malocco a destra e di rosa a sinistra in difesa, proiette e ciarcelluti sugli esterni con cacciatore e Antenucci che rientra in campo in avanti dal primo minuto. Bagnoni che deve rinunciare a prosma squalificato. Schiera un 4-3-3 con vita in mediana e bontà e censori sugli esterni in appoggio al tridente composto da Cameruccio, Trudeau e Sciva Punta Centrale. Il Pineto parte bene al settimo sfiore il vantaggio con cacciatore che riesce ad agganciare ma non ad imprimere forza alla sfera, favorendo l'intervento in uscita di Bolletta. Al quarto d'ora, occasionissima per i Azzurri. Esposito recupera palla a centrocampo, lo scambio con Cacciatore che lancia Antenucci che in diagonale sfiora il palo alla destra di Bolletta. L'acuto del Pineto sveglia la Jesina che, pungolata nell'orgoglio, risponde tre minuti più tardi con Trudeau che, servito da Censori centra in pieno il palo. Al ventiduesimo l'episodio che sblocca la partita in favore dei locali. Il giovane portiere pinetese para a via Corto con la sfera che termina sui piedi di Sciba che tutto solo deve depositare solo la palla in fondo al sacco per l'1-0. La Jesina fino a quel momento parsa un po' contratta, prende coraggio e al ventinovesimo sfiora il raddoppio quando Cardinali sugli sviluppi di un corner di testa costringe Parenti alla deviazione sulla traversa. Poi Trudò in sacca, ma il direttore di gara aveva già fermato il gioco. Il Pineto, parso inizialmente meglio organizzato della Jesina, non ha saputo approfittare del momento favorevole ed ora soffre il ritorno della squadra di Vagnoni. Al 37 proietti tenta dalla distanza senza fortuna, ma al quarantesimo sono ancora i locali a fare il colpaccio. Shiba con destrezza riesce a sgusciare in mezzo a tre difensori prima di essere messo giù al limite dell'area e conquistarsi un ottimo calcio di punizione che Trudeau, con una parabola imprendibile, insacca sotto l'incrocio per il raddoppio dei biancorossi. Sul finale di primo tempo si rivede il Pineto con una buona conclusione a botta sicura di Ciarcelluti che costringe Bolletta a rifugiarsi in corner. Corner che l'arbitro dice non c'è tempo per battere e manda tutti negli spogliatoi sul parziale di 2-0. Nella ripresa ci si attende la reazione del Pineto che sotto di due reti deve fare la partita se vuole ridurre lo svantaggio. Ammazza l'orso manda subito in campo Emili, richiamando a sé con le luori, che rientrato dall'infortunio. Non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e proprio il neo entrato Emily, al sesto tenta una conclusione dalla distanza, sulla quale però Bolletta è attento. Il Pineto sembra aver accusato il colpo e seppur con impegno e con un cacciatore che gioca una partita di grande sacrificio non riesce ad organizzare una manovra efficace tale da creare apprezzioni all'estremo marchigiano ed è sempre più la Jesina ad avere le occasioni più pericolose. Al sedicesimo e ancora una volta Cardinali, lasciato libero di incornare, assaggiare i riflessi di Parente che smanaccia sulla traversa, terzo legno della gara per la Jesina e Pineto in affanno. Ammazza l'orso, decide così di mettere in campo forze fresche e fa esordire con la maglia bianca azzurra il classe 99 Tiné, attaccante della Juniores che prende il posto di Cercelluti sulla sinistra, per poi richiamare a sé anche Antenucci che lascia spazio a Andiaie. Ma anche con l'ingresso. Nuovi il gioco non acquista di vivacità. Le assenze a centrocampo ancora una volta pesano sulla manovra del Pineto che non riesce a mettere in difficoltà Bolletta, emblema del momento di confusione dei Biancazzurri. L'azione rischiosa al 36esimo con l'appoggio indietro di esposito per parente e l'estremo Pinetese che manca completamente la sfera con il neo entrato Rossini in agguato. Nel finale una conclusione dalla distanza di Tiné con parata di Bolletta e una punizione di cacciatore che lambisce la traversa. Troppo poco per sperare di recuperare un risultato che la Jesina è parsa di riuscire a controllare senza troppi patemi. Matura così la terza sconfitta consecutiva per un Pineto che deve cercare di cambiare marcia già da domenica prossima contro la San Maurese in casa, quando molto probabilmente potrà contare anche sul rientro di Marfia a centrocampo. Sorride invece la Jesina che torna alla vittoria dopo tre turni di stop e rientra anche la contestazione dei tifosi. Festa per i tifosi dell'Esina, non per quelli del Pineto. Tripletta di Prisco e la Vastese vola al comando. L'attaccante decide la gara con la Recanatese ed è grande festa. Noi ci concentriamo invece sul San Nicolò Ieri al Bonolis, gara a reti bianche con la Vis Pesaro. Tante occasioni sfumate dei ragazzi del tecnico Biancazzurro, tra l'altro San Nicolò che ha fallito anche un calcio di rigore dopo aver visto il servizio di Roberta Di Sante su Jesina Pineto con Ania Cantagalli. Andiamo a vedere San Nicolò-Vispesaro. Un pareggio che rimanda ancora all'appuntamento con la prima vittoria casalinga in stagione. Il San Nicolò non va oltre lo 0-0 contro la Vispesaro, sbaglia un calcio di rigore con Napolano e rischia di capitolare nella ripresa. Epifani deve rinunciare a Boccanera, squalificato dopo il doppio giallo rimediato contro il Monticelli e schiera titolare, il classe 2000 di Stefano, già visto in Coppa Italia. Out anche Bisegna e Chiacchiarelli per infortunio. Nella Vis Pesaro invece fa l'esordio sordie dal primo minuto, in porta il classe 97 Cappuccini. La VIS parte bene e riesce nel primo quarto d'ora a tenere il San Nicolò nella propria metà campo. La squadra di Sassarini riuscirebbe anche a centrare il vantaggio al nono, ma il secondo assistente ravvisa una posizione di fuorigioco dell'ex Rocco Costantino. San Nicolò prova poi ad alzare il baricentro. Una traversa di Petronio suona la sveglia. Nel finale di primo tempo Napolano e Traini ci provano invano. Poi Moretti ha una doppia occasione su cui Cappuccini ci mette in qualche modo una pezza. L'attaccante del San Nicolò prova prima in contrasto ad indirizzare il pallone in rete, con la sfera che però finisce di un soffio al lato. Poi ancora Moretti a provare ad approfittare di un'uscita avventata di Cappuccini che rimedia in qualche modo. Nella ripresa Epifani inserisce Stivaletta al posto di uno spento Traini e passa al 4-3-3. Il San Nicolò ha l'occasione ghiotta di passare in vantaggio quando Mozzoni viene atterrato da Paoli in area. Il calcio di rigore accordato dal direttore di gara viene però neutralizzato dallo stesso Cappuccini, con Napolano che non riesce ad angolare il pallone. E la vista a rendersi pericolosa poco dopo quando Bugaro coglie la traversa direttamente da Calcio d'angolo. Costantino, due minuti più tardi, temporeggia troppo in aria dopo una indecisione della difesa biancazzurra che riesce poi a rimediare. La squadra di Sassarini è ancora pericolosa però con Bugaro che fa partire un destro sul quale Tedesco non arriva di un soffio. La vis preme. Al 35 Costantino si divora un'occasione colossale, forse pensando di essere in fuorigioco. L'attaccante non riesce ad impattare il pallone per dirigerlo in porta tu per tu con Ciotti. Il San Nicolò reagisce tre minuti dopo con un sinistro di Mozzoni in aria che si spegne di un niente al lato. La gara si chiude praticamente qui, con un pareggio che alla fine scontenta entrambe le squadre. Per il San Nicolò troppo terreno perso in questo inizio di stagione. Siamo al rugby, siamo... Quasi in chiusura, l'Aquila ottima partenza. 36 a 12 con il Capitolina e poi Gran Sasso, un esordio a Va KO in casa del Primavera Roma. E chiudiamo eh, con una battuta sul calcio a 5. Tre pescaresi sul tetto del mondo. Cuzzolino, Borruto e Brandi hanno vinto con l'Argentina eh, la finalissima, battendo in finale la Russia per 5 a 4. Acque Sapone tutto pronto, intanto per il debutto con l'Acco Gianco. E chiudiamo con il basket. Proger, occasione persa per battere la Fortitudo Bologna che si impone per 75 a 71 e poi come abbiamo visto anche dalle pagine del centro, capolavoro Roseto, sbanca Verona con una prova super 30 punti. Per Smith e con il basket siamo giunti al termine di mattino 6 di lunedì 3 ottobre come sempre. Io ringrazio voi per averci seguito, vi ricordo i prossimi appuntamenti informativi della giornata con le edizioni del Tg6 alle 14, alle 19 e alle 23 e questa sera però alle 21 in diretta. Non perdete l'appuntamento con la trasmissione condotta da Enrico Rocchi Replay per parlare del Pescara alla luce della sconfitta. Con il Chievo Verona è davvero tutto, grazie e buon proseguimento di giornata.